circa un mesetto fa, forse il 17 aprile, mi hanno contattato, mi è arrivato un messaggio su WhatsApp da un numero che non è in rubrica. Geniale, andiamo a sentirlo insieme. Collego il telefono alla cassa Bluetooth così si sente meglio. Connessione in corso. Ok, connesso. Allora, esordisce così. Mi arriva un messaggio vocale. Questo è il messaggio. Signor Milligan, buongiorno. Guardi, noi abbiamo, diciamo, cercato di contattarla più volte perché avremmo bisogno di un piccolo confronto, diciamo così, telefonico. Se, diciamo, vuole può contattarci quando vuole anche a questo numero. Altrimenti se ci fa sapere quando la possiamo contattare. Grazie. Io rispondo, cosa? E poi mi risponde ancora. Buongiorno, mi scusi, magari mi sono sbagliata, ma non è lei che il 17 aprile ci ha inoltrato una richiesta di preventivo? Quindi il titolare mi chiedeva la possibilità di, se fosse possibile, di un confronto. Ci aveva inoltrato un numero di telefono, ma poiché non siamo riusciti, diciamo, a parlarle, chiedevamo appunto quando secondo lei era più consono contattarlo. Magari se lei voleva poteva contattarci lei. Ma cosa? Io rispondo, ma non capisco né chi sei né di cosa parli e chi è Mira Brief. E poi ancora continua. Buongiorno, guardi, buongiorno, per la terza volta. Siamo un'azienda di c'era arrivata una mail da parte di un signore in Iran, logicamente questo signore ci richiedeva un preventivo per delle soluzioni per il suo terrazzo. Adesso non so perché ci ha parlato il titolare. Gli abbiamo richiesto il numero di telefono e il numero di telefono ci è stato dato questo. Ora non so se probabilmente quindi ce l'ha dato sbagliato e di conseguenza è stato contattato lei. A questo punto le chiedo scusa, oppure il discorso era questo. Probabilmente ci è stato inviato dal numero sbagliato e stiamo disturbando lei. Direi. E allora poi gli ho scritto, avrà sbagliato, anche perché io vivo in camper e non ho un terrazzo, saluti. Bestiale. Allora io, regas, sulla buona fiducia delle persone, penso abbiano sbagliato. Però può anche esserci la possibilità che questo virus... Dunque, loro mandano messaggi random, tipo numeri a caso, e finché pescano il pollo che deve rifarsi il terrazzo. Non lo so, raga, boh. Cioè, può essere anche che mandano messaggi a caso perché, che ne so, magari non c'è lavoro, allora li mandano a caso e trovano quello che dice, ma però io devo rifarmi il terrazzo e lavorano così, capito? Geniale. Sarebbe geniale. Poi raga, la mega dritta di oggi è questa: quando vi chiamano i call center quelli, non so, dell'Enel, Fastweb, questi qua, quelli call center tipo che ti chiamano dalla Romania, ti fanno la super offerta, 9 euro al mese, chiamate illimitate all'estero, puoi chiamare il Papa anche, tipo, costo zero. Cioè, quelle offerte che tu, che a sentirle dici, minchia, però, caspita, conviene di brutto. Che in realtà poi si svelano truffe, come sempre, perché se io voglio cambiare tariffa, no? Voglio cambiare operatore, sono io che me lo vado a cercare, nel senso, perché se non lo vado a fare non ne ho bisogno, quindi non è inutile che chiamano. Quando mi chiamano a me, io dico, guardi, io non ho bisogno, sto bene così, guardi, io vivo in camper, cioè non ho bisogno del gas, cioè ho la bombola, vivo in camper, non ho bisogno dell'elettricità, ho il pannello solare, vivo in camper. Ecco raga, se anche a voi vi scassano le palle questi personaggi qua dei call center, appena vi iniziano a buttare giù il copione prestampato che parlano, voi gli dite, guardi, no, mi spiace, vivo in camper, non ho bisogno. Mettono giù in automatico, raga, fidatevi, provate. C'ho un po' di fame, raga, c'ho del radicchio. Cos'è che c'ho? Vediamo. C'ho del radicchio e c'ho del cavolo bianco. Bene, andiamo a cucinare qualcosa e vai. Faremo una bella pasta oggi. Devo cambiare coltello, lo so. Togliamo questi un attimo. Così alla buona.
Vediamo che pasta fare oggi. Oggi con chi li ha rigati? L'olio è caldo? Boh, sì. Comunque cucinare in camper è tutta un'altra storia. Io trovo molto più piacevole cucinare in camper che quando cucinavo a casa. Nel frattempo mi taglio il cavolo. E non fate bruciare la cipolla che vi vedo, ragazzi. Si mangia come al ristorante qua. Mettiamo prima il cavolo perché il radicchio ci mette veramente poco a cuocere. Una scottata perché deve rimanere croccante. Mentre lì va, mi taglio il radicchio. Guardate, ragazzi. Semplicissimo come sempre. Mettiamo il radicchio. Un po' di vino bianco e facciamo evaporare tutto l'alcol. Voi direte perché? Anch'io me lo chiedo, me lo sarei bevuto. Ma si fa così. Tanto apro un po' lo blocco di gira l'aria. Allora, ma che bello. Questa è la dose di pasta che faccio io. So che è poca, raga, però in tutto il nonno c'è profumo di vino bianco. Top. Adesso che inizia a cambiare colore il radicchio e sarà evaporato tutto l'alcol, possiamo spegnere e mettere sull'acqua. Ci siamo. Questo ce lo mettiamo da parte. L'acqua bolle. Usiamo il consiglio che mi han dato. Spegniamo il gas, coperchio, e aspettiamo 10 minuti. Gli ultimi 2 minuti li facciamo in padella. 10 minuti sono passati. Ultimi 2 minuti qua. Fatto, ragazzi. Spettacolo come sempre. Piatto fumante. Vediamo un po'. Straspacca come sempre. Si sente il cavolo che è croccante, bene. Buono, anche il radicchio si sente poco, però è venuto bene, dai. Luna ha già mangiato, ragazzi, se la faccio mangiare sempre prima di me. Adesso finiamo questo buon piatto di pasta e poi ci andiamo a fare un giretto con Luna che la portiamo a spasso, ok? Vai, vieni, corri! Bella lì, anche per oggi è tutto, come sempre noi ci vediamo al prossimo video.